Aspetta, aspetta, prima di iniziare ci tenevo a ricordarti una cosa. Nei video di scheggia non vengono recati danni ai luoghi esplorati, ma soprattutto non viene forzata alcuna entrata. Quindi stai sereno e goditi il video. Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qui in questo nuovo video insieme al maestro Alitalia. Alitalia. Allora ragazzi, oggi ci troviamo in una... in un grande magazzino? Sì, magazzino, fabbrica, a quanto pare, leggendo da Google Street View, questo facevano le lampadine, lampade e quant'altro. Il posto ricorda vagamente l'ex centro smistamento Crai, che trovate qua nella scheda, ma ai piani sopra troviamo qualcosa sicuramente di più interessante, non la toglierà sotto. Partiremo da sopra appunto. Perché già ce lo siamo fatto sopra, abbiamo fatto una piccola degustazione. Esatto, esatto. Dunque ragazzi, non ci rimane altro che augurarvi buona visione. Tanti auguri, perché è il compleanno tuo. Ah vabbè, sì, tanti non auguri. So, tanto quando vedete il video sarà già passato. È il compleanno suo, quindi tanti auguri, scrivetelo nei commenti. E tanti auguri delle buone feste e cominciamo, dai. Dai, dai. Ragazzi, qua ci siamo trovati i computer, una tastiera e una stampante. Da quello che si evince leggendo qui, questa era la sala sindacale. Giamma, sembra tipo un non è un VHS. No, direi proprio di no. Però cioè esce un nastro, esce. Ma non so proprio cosa sia. Non lo so. Scrivetelo nei commenti se lo sapete. Se lo sapete. Ragazzi. Una delle cose che amo vedere solitamente, che magari per alcuni di voi sembra sciocca, sono questi infiniti corridoi. Sono una figata. E sono ricchi di stanze. E speriamo che le stanze siano altrettanto ricche di qualcosa all'interno. Raga, si vede di sotto. Sto pavimento è una merda. Oh, aspettate. Oh, qua c'è qualcosa. Sembra un macchinario, sembra. Non so cosa sia. Ce ne stanno parecchi qua dei negativi comunque. Sempre la stessa cosa tra l'altro. Benvenuti nel cimitero dei floppy disk, ragazzi. Ce ne sono a bizzeffe. Ma veramente tanti, raga. Tanti. Tante cagate di topo, ma soprattutto tanti floppy disk. E una cosa che cattura di certo l'attenzione sono queste bobine dalle strane dimensioni, perché... Allora, o sono bobine per un proiettore, e giustamente anche davvero grande, perché comunque contengono alla fine dei nastri, quindi non sono solo corpi bobina, sono proprio piene, tipo qua, questa è praticamente nuova tra l'altro, e non sappiamo però il contenuto, anche perché non è che c'è scritto un nome, non c'è una dicitura, non c'è una data, ci sono semplicemente dei numeri, che neanche sappiamo a cosa ricollegare tra l'altro. Li stavo a far vedere prima, ma sembra un macchinario. Sì, questi sono dei negativi in formato 120, quindi molto più grande del 35 mm che la pellicola che è inserita qua dentro a questa macchinetta. E niente, sembra bianco e nero. Cosa che ci sta scritto? Dovrebbe essere un bianco e nero. Non so. Questi floppy disk sono ancora nuovi, perché ci sta ancora la cassettina. Con la qua, oh no, questo è nuovo. Non ho mai visto un floppy disk in condizioni così ottimali. Questo raga è nuovo. Ragazzi, lì troviamo il contratto nazionale di lavoro e tanti ancora floppy disk
tanti manuali sulla metalmeccanica e su ciò che riguardava comunque questo magazzino, ciò che producevano. Comunque, se volete una seconda impressione, perché prima abbiamo già fatto il sopralluogo, questo posto è veramente devastato, veramente una devastazione unica. Guardate qua, è il cimitero della carta praticamente. Allora, però qua da sta parte non ci siamo andati ancora, perché abbiamo proseguito subito sulla destra. Ecco qua, troviamo una scrivania. Ok, e cos'è qui? Questi sono bagni, onestissimi cessi. Ok, sinceramente questo non ho la più pallida idea di cosa sia. Ragazzi, io questo proprio non so che dirvi. Non lo so. Computer, ma non penso. Alcuni tasti sinceramente non li riconosco. Non lo so, raga. Cioè, direi di primo impatto un computer. Che figata però. Ma non lo so. No, non so cosa sia questo, ragazzi. E eccoci giunti ai piani sotto, che come potete vedere, vi ho già detto, ricordano un sacco l'ex centro smistamento CRAI. Oh, ed eccoci giunti a dei macchinari che prima ci hanno incuriosito. E adesso li andiamo a vedere più da vicino. Allora, non ho la più pallida idea di che funzionalità avevano questi. No, raga, veramente non lo so. Non so che dirvi. Era pure abbastanza imponente come macchinario. Puzza di merda, raga. Guardate quante uova di piccione ci stanno. Oddio. Siamo pronti. Dentro questo macchinario negli inferi. Grandissimo, fighissimo. Oh, cazzo. Si crolla? Che ti dico? Procediamo con cautela. Guarda qua, è tutto marcio. Io sento proprio il crollo. Là? Qua più sta farugini. Perfetto, arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Te tagli qua, altro che te. Qua poi, raga, ci sono tantissimi giornali che risalgono a Quotidiano Romano 2006. Questi sono tutti i giornali, ragazzi, del 2006. E infatti, ecco, il calendario risale al dicembre di 2006. Ma queste sono le coperture per i lampade, mi sa. E vai. Che poi, raga, queste non sono siringhe per lo schiscopi. Queste sono siringhe per il dosaggio di questi due prodotti, quindi non confondiamo. Ragazzi, noi terminiamo qui questa esplorazione in questo vecchio fabbricato di magazzino fabbricato di lampade. Il caruccio non c'è tanto, giusto la parte degli uffici. Se poi tu scendi, fighi anche i macchinari. Poi se tu guardi,